Buongiorno, saluti, bentrovati. La seconda domenica, il secondo weekend del mese, qui a Piazza Veniero, per l'appuntamento imperdibile di cose del tempo passato. Zio Toscano, buongiorno, saluti. Teo, ad accoglierci. Non poteva mancare il nostro Teodoro del Giudice, Buonasera, ciao esperto di Lucio. antiquario, esperto Buonasera, di buonasera. cose del passato. Diciamo. Secondo weekend è un appuntamento fisso ormai, Sì. imperdibile. C'è una frequentazione anche di un pubblico straniero, ho visto tra i Moltissimi, banchetti. moltissimi. Stamattina abbiamo avuto una ricca frequentazione di turisti provenienti probabilmente da una nave di crociera, perché li ho sentiti parlare di questa. Ne abbiamo uno al Quindi, largo, è la sì. Starfly, un veliero bellissimo. Sì. E mi Quindi, fa piacere anche che è aumentato il numero dei partecipanti. certo, La ma vostra è un'associazione importante, imponente, che però insomma, fa anche lo scarto, no? Se è cattivo tempo, se è bel tempo. Invece, benedetti purtroppo, da queste belle giornate. esattamente. Purtroppo a marzo, la volta precedente con questa, perché ad aprile non siamo stati presenti, a marzo il tempo non ci ha aiutato. Adesso il tempo ci aiuta, Assiste, quindi quindi possiamo è dire che siamo qui. un'ulteriore diversificazione, passeggiare tra questi banchetti e cercare l'oggetto della nostalgia, l'oggetto dell'infanzia, o che dobbiamo trovare in La curiosità, questi. La la bellezza bellezza. è vincente sempre. Ma più di tutto, io lo dico come venditore, quello che ho potuto notare, ma anch'io lo faccio. Cerchiamo nei mercatini l'oggetto che non hai mai visto, L'oggetto mai visto, sì. l'oggetto mai visto, il ritrovamento della cosa che ti incuriosisce, ti affascina e ti fa amare Mario! girare per i mercatini. Intanto il vostro stand mi sono accorto che è come un museo, no? Non riesce a esporre tutte le cose, quindi è ciclico. La volta scorsa ci siamo incontrati e abbiamo trovato una vasta collezione di cofanetti di Intarsio Sorrentini. Invece oggi vediamo oggetti marinari, che sono Anche, stati sempre la tua passione. sì. Intanto andiamolo a vedere da vicino. Oggetti marini. Dal semplice piatto con la nave a un sestante, quelli alle lanterne. E poi ancora cofanetti di Castiglia. Li vediamo nel museo alle nostre spalle e poi li acquistiamo qui da Teodoro o da Libera. È meglio contattare con Libera però perché essendo meno conoscitrice dei prezzi può darsi che spuntiamo un buono sconto. Bellissimo. Allora, dille, nei magazzini, non sarà lì. Adesso il signor del giudice è impegnato, ma lui saprebbe indicarci cofanetto per cofanetto la mano, la produzione e l'industria produttrice sorrentina, se erano i Galano o se erano i Damola. Queste rondini sono eccezionali, bellissime. Intanto non è solo Tarsia Sorrentina, quindi non parla solo del territorio, ma anche bigiotteria, bigiotteria d'epoca, bellissima. I pupi siciliani, marionette di una volta, funzionantissime. Buonasera. È immancabile l'appuntamento con il tuo banchetto perché è quello più colorato e meno nostalgico, è quello là che ci mette un po' meno più allegria. i colori di quest'estate. Visto che anche i sandali stanno rubando le tue pietre, i tuoi Swarovski, i tuoi brillantanti. Sì, eh? Bellissimo. Pure i limoni ci sono, per i segnali.
orecchini, segnalibri, tutto, tutto sì. Ne possiamo fare. Bellissimo queste sì, rose. Sì. Sempre fatte. Grazie, 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 arrivederci. Il nostro malacologo, che non manca mai di arricchire la piazza di una nota scientifica un po' più particolare. La presenza di questi coralli ci dice che lui è originario del Golfo di Napoli, si muove intorno a Torre del Greco. E poi dal corallo, che non se ne trova più nel Golfo di Napoli, passiamo all'amore per la malacologia. Sembra una grande macedonia, una grande insalata di frutti, ma ci stanno dei pezzetti che hanno valore di un migliaio di euro. C'è una Spiritalis, la vediamo, c'è un qualche cosa di eccezionale. Qua abbiamo tutto il Pacifico. Eccole qua, bellissime. Lui adesso viene qua per accontentare i turisti, ma poi partecipa anche a mercatini scientifici più di segmento e settoriale. Serve a fare movimento, a fare presenza, a marcare il territorio. Questo invece è un corallo nostrano del Mar Tirreno, molto probabilmente viene dall'isola d'Elba, tra Isola d'Elba e Pianosa. No? Queste isole Salomone. 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 Abbiamo accorsi sì, la colorazione un po' diversa. È diversa la colorazione quando viene preso. Da come state parlando, voi però ci avete pure la barca a mare, dite la verità. No. Bellissimi sti cavallucci marini, eh? I pescatori danno sempre un consiglio di mettervi da parte. No, questi non sono manche nostri. Questi vengono da Vietnam. Sud Pacifico. Auguri e complimenti. Grazie di questa nota colorata e ricca. Tutto legno di oliva. Ragazzi, ma da dove venite voi? Dalla Puglia? Questo da dove arriva? Il prodotto? L'olivo, l'olivo perché è ricco di queste fibre tanniniche nel suo interno e quindi non si lascia impregnare di acqua. Non si... Saluti, buongiorno, ben trovato. Bellissimo questo banchetto di olivo, ma da dove viene? La cassa tutta la Puglia. Quella Puglia con i suoi olivi che sta soffrendo tanto e ne abbiamo un risvolto. Questi li lavorate direttamente voi, eh? Sì, sì. Sono bellissimi. Qua l'olivo lo mettono nel forno per fare le pizze. Hai capito? Non so buono sta gente, non capisci nella bellezza e la bontà dell'olivo. L'olivo schifa l'acqua e utilizzato in cucina, un tagliere del genere, non si appuzzolentisce mai. Auguri, buonasera. Il contrario, un Oscar d'oro di così tanta grandezza. Quanti anni sono? Ditemi la verità. 51 anni, 50. Che siamo insieme. Ah, l'anno passato di tutto papà perché ha benedetto io. Veramente è venuto lui da me. Ah, va a cantare. Allora, il nostro banchetto è caratterizzato da un solo elemento, il Vesuvio. Una nota di colore infinito. Perché io dipingo il Vesuvio, mi definisco artista vulcanico perché c'è il vulcano, non per altro, e lo dipingo in tutte le salse. E allora ti preannunciamo che tra un quarto d'ora, una mezz'ora, inaugureremo una mostra qui a Due Marsi. Ah, su Andy Warhol. E io ho cominciato con Andy Warhol. E lì i primi due erano di Andy Warhol. Bellissimo.
Luca, mi fa piacere di questa vostra interpretazione. Perché è perfetto come linguetto latino. Mentre i quadri di Andy Warhol li andiamo a vedere nelle mostre, o se le vogliamo comprare ci vogliono fior di milioni di dollari. Meno ci vogliono il Vesuvio del signor Giuseppe Simeone. Giuseppe Simeone, insomma, per $100, $100 ce l'ho dato. Sì, sicuramente si può fare, si può fare. Anche di meno. C'è qualcosa che costa molto. Un Vesuvio che sputa fuori musica, un Vesuvio che sputa tutte fuori tutte cose allegre, la lava non esiste, un la lava di calamaio, cioè che scrive poesie, la ginestra, il leopardo, la scritta alle falde del Vesuvio. Certo. Un Vesuvio incravattato, no? Che tiene questa postura, un Vesuvio bottiglia di vino, c'è anche San Gennaro Vesuvio. Bellissimo. Un Vesuvio bottiglia di vino, perché alle falde del Vesuvio, già da 2000 anni fa, Svetonio scriveva che il miglior vino d'Italia era l'impero romano. Lacrima Cristo. Vabbè, comunque io non dipingo il Vesuvio, dipingo la mia fantasia. Perché il Vesuvio ha una forma, che è unica. Io cerco di distorcerla un poco, aggiungerci qualche elemento. L'importante è che è continuamente e costantemente è il tipo. Questo è l'allucco di Munch, che è rivisitato col Vesuvio dietro. Certo, lo spavento grande, perché di Munch. Il rapporto è comunque fatto di amore ed odio. Bellissimo. E poi c'è il pezzo forte, quello. Sì. Auguri e complimenti. E mi piace pure la cornice che gli avete messo. Era un'antica specchiera. Era un attaccapanni. È stato rivoltato. Auguri prima per i vostri 50 anni di nozze. E poi per questa professionalità artistica. Però vorrei una cosa, un altro augurio. Per i secondi 50 anni. Ah, certo. Questo è importante. Che dobbiamo rivederci qua, per me e per voi. La versione moderna di quello che abbiamo visto da Teodoro. Cioè, fai una pubblicazione su qualche rete? Quando si studia licenziati che per persone. Questa è attore da qui? No, Napoli. Come uno? Quario di questo aspetto della Tarsia Sorrentina, invece qua. Grazie, grazie, molto gentile. Bellissimo questo Pinocchio. La divinità turca. Scusami, no turca, è turca. Bellissimo vedere tanti stranieri che scattabellano nelle. Stanno vari modellini. Tanti stranieri che scattabellano nei gioielli, nella bigiotteria. Con la lettera in argento. I cassettini sono in comune. Poi c'è questo col cippo, c'è il cippo all'interno. C'è questo qua con l'ambra. Ci sono pure questi qua dentro. Una veduta di Sorrento antica, antichissima, in cui si vede la chiesa del porto, le imbarcazioni, il vallone ancora intatto, senza la strada, e soprattutto il convento nella parte alta, dove adesso c'è l'opera.